scatenate l'inferno. Michele Emiliano come Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe nel film Il Gladiatore, rinfocola il morale delle truppe e si prepara alla battaglia elettorale. L'ex sindaco di Bari e segretario del PD in Puglia, candidato per il centrodestra a governatore della regione, dice ai cronisti questa mattina: sia candidato per il centrodestra Fittolo, sia Schittulli o chiunque altro, io scatenerò l'inferno, perché nessuno di noi deve pensare che abbiamo già vinto le elezioni. E mentre Emiliano promette fuoco e fiamme, intanto iniziano a delinearsi i ruoli da parte avversa. Finalmente è finita la telenovela sulla candidatura a governatore. Sarà Francesco Schittulli il candidato definitivo alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra. Ora possiamo dare finalmente inizio alla nostra campagna elettorale. Schittulli, come speravo, ha precisato, sarà il candidato di tutti i partiti e i movimenti disposti a sostenerlo. E Forza Italia, così come ho sempre detto, senza tentennamenti o ambiguità, lo sostiene e lo sosterrà fino alla vittoria finale. Così l'onorevole Luigi Vitali, segretario pugliese di Forza Italia. Assalto questa mattina al supermercato Conad City di Leverano, in pieno centro. La banda, formata da 3 individui, ha atteso l'orario di apertura per mettere a segno il piano. Tutto è durato pochi istanti. Intorno alle 8 di questa mattina, i malviventi, con il volto incappucciato, hanno fatto irruzione nel supermercato in via Ciro Menotti, seminando il panico tra i clienti e i dipendenti e minacciandoli con alcune pistole e un fucile. Poi hanno svuotato le casse prima di fuggire velocemente. Il bottino ammonta a circa 4.500 euro. Ad attenderli all'esterno c'era probabilmente un complice in un'auto, forse una panda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e i colleghi della compagnia di Campi Salentina, che hanno ascoltato alcuni testimoni e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Le ricerche sono state diramate in tutta la zona e anche fuori provincia. Circa una tonnellata di prodotti da forno, tra pane, bruschette, frise integrali e stuzzichini, sono stati sequestrati dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato in un panificio industriale ad Altamura. Il sequestro è scattato nel corso di un'attività di controllo per la sicurezza e tutela dei prodotti agroalimentari. Nel corso di un sopralluogo è stato verificato che all'interno del deposito adiacente il laboratorio di panificazione, non autorizzato dall'ASL, in condizioni igienico-sanitarie e strutturali scadenti, erano sistemati alla rinfusa prodotti alimentari deperibili, mal conservati e pronti per la vendita. Le finestre del locale erano insufficienti e sprovviste anche di protezioni contro gli insetti. Non c'erano neanche servizi igienici né acqua potabile. Il direttore dell'azienda è stato denunciato all'autorità giudiziaria, mentre l'ASL ha sospeso l'attività. Anziché essere in ufficio, da febbraio a maggio 2014 avrebbero passato un terzo dell'orario di lavoro a fare passeggiate nel centro cittadino, a frequentare negozi, a fare la spesa al mercato e a dedicarsi ad acquisti vari. Con l'accusa di truffa aggravata, i carabinieri di Foggia hanno arrestato e posto agli arresti domiciliari 4 impiegati della provincia di Foggia. La misura cautelare nei loro confronti è stata emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della Procura della Repubblica. I 4, impiegati negli uffici dei servizi sociali, riuscivano ugualmente a far risultare sempre la loro presenza regolare, grazie ad un collega che a turno timbrava il cartellino marcatempo. Ennesimo furto al cinema Andromeda di Brindisi. La notte scorsa i malviventi hanno fatto irruzione all'interno del multisala, prima hanno spaccato la porta d'ingresso e poi, praticando un foro nella parete, hanno raggiunto il vano dove era custodita la cassaforte. Il furto è stato scoperto solo questa mattina dal personale della struttura. Il bottino è in corso di quantificazione. Sul posto, per i rilievi, sono giunti gli agenti dell'istituto di vigilanza Vigilnova e i carabinieri, che ora si stanno occupando delle indagini. Per risalire agli autori del furto, qualche elemento utile potrà emergere dai filmati dell'impianto di videosorveglianza. Tutto pronto per il concertone del 1° maggio a Taranto, considerato l'appuntamento alternativo rispetto a quello storico dei sindacati confederali in Piazza San Giovanni a Roma. L'evento della Città dei Due Mari ha come tema la lotta all'inquinamento e la speranza di un futuro diverso che veda al centro la salute, il reddito e i diritti per tutti. Leitmotiv di quest'anno: legalità, quale giustizia?
organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, di cui fanno parte numerosi operai Ilva, lo show si svolgerà al Parco Archeologico delle Mura Greche e vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Caparezza, i Marlen Kunz, Mannarino e Nina Zilli. La vicenda dell'Ilva ha fatto emergere drammaticamente l'importanza cruciale di temi quali sicurezza e malattie professionali, traghettandoli dall'ambito ristretto degli addetti ai lavori all'attenzione del grande pubblico. È stato questo uno dei temi del convegno di studio dal titolo Il formatore qualificato e specializzato, che si è svolto oggi nella sede della Camera di Commercio di Lecce. L'appuntamento è stato organizzato da CSL Puglia di Casarano, società specializzata nella formazione professionale e consulenza aziendale, e AIFOS, l'Associazione Italiana Formatori e Operatori della Sicurezza sul Lavoro. Durante l'incontro, nel quale sono intervenuti numerosi imprenditori, delegati aziendali, consulenti e formatori, si è parlato di formazione, della sua importanza per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. E per una formazione di qualità è necessario avere un formatore competente, consapevole delle proprie responsabilità, idoneamente qualificato e specializzato nell'ambito in cui va ad operare. Questo convegno è stato organizzato per approfondire, diciamo, i dettami, i requisiti di legge che questo decreto sulla qualificazione del formatore ha dettato ed è già in vigore da circa da più di un anno, anzi adesso arriveremo ai 2 anni, ed è rivolto principalmente a tutti i professionisti, ingegneri e non, che volessero approcciarsi alla formazione in materia di sicurezza. Noi l'abbiamo organizzato in qualità di CSL Puglia, che è un centro di formazione AIFOS che da anni cura la formazione in materia di sicurezza su tutto il territorio provinciale. Il convegno che abbiamo fatto oggi qui a Lecce è un convegno che ha messo in risalto il valore della formazione che vuol dire formare l'uomo, non soltanto un aspetto tecnico di come funziona una macchina, ma formare la persona. Questo convegno prosegue. Prosegue in che modo? Prosegue perché nei prossimi mesi verrà organizzato qui a Lecce un corso di formazione per i formatori, perché la cosa importante sono coloro che poi devono andare a insegnare, a spiegare la sicurezza, la cultura ai lavoratori. È un programma europeo nato proprio per dare l'opportunità ai ragazzi fino a 29 anni di trovare lavoro attraverso un percorso che è un percorso formativo, un percorso articolato attraverso l'orientamento, la formazione e così via, e, appunto per dare questa opportunità ai ragazzi. Ecco. Allora, le opportunità le diffondiamo attraverso, in maniera molto tranquilla e semplice, attraverso convegni come quello di questa sera. Quindi incontriamo i ragazzi direttamente nei luoghi che loro frequentano, e gli spieghiamo l'opportunità che il programma offre. Credo che questa iniziativa sia molto importante per tutto il sistema del lavoro, soprattutto nella nostra zona. Oggi i giovani hanno bisogno sicuramente di essere formati per tutto ciò che è il sistema nuovo del lavoro, e credo che questa sia l'occasione giusta per incontrare sia l'impresa, sia i giovani che le istituzioni. Nasce da un'esigenza formativa per quanto riguarda un grande bacino di utenza di tanti ragazzi che appunto cercavano qualcosa per aggiornarsi. L'idea nasce da un progetto un po' più piccolo, diciamo, per quanto riguarda questo campo, che è un piccolo corso da me ideato sul DJing, sul producing, quindi le tecniche di DJing e tecniche di producing. Diciamo che siamo partiti dalle tecniche del DJing, quindi dall'organizzazione di un setup, quindi console, amplificazione, collegamenti di cavi, eccetera, frequenze, eccetera, e successivamente siamo passati a un livello più avanzato per quanto riguarda il producing, quindi aggiornamenti per quanto riguarda i sequencer. Quindi parliamo di sequencer, cioè di software come Ableton Live, molto utile per le performance dal vivo,
E poi anche per quanto riguarda altri sequencer come Logic, questi sono molto utili per la produzione musicale. Quindi tantissime novità che voi avete messo in atto, no, attraverso questo corso. Il progetto per quanto riguarda il tecnico del suono, il corso di formazione di tecnico del suono, che è un corso pubblico attivato da Astla Formazione in collaborazione con Formamentis, questo piccolo percorso formativo, ma si va ingrandendo, quindi arriviamo da partiamo dallo studio di sequencer allo studio poi delle tecniche di produzioni sonore dal vivo, per, non so, rappresentazioni teatrali, quindi la gestione del suono nelle rappresentazioni teatrali, nei concerti, nei film. Quindi questo corso forma delle figure professionali, come dicevamo, per la produzione in studio, produzione sonora in studio, e quindi si occupa anche di mixing e mastering. Vince ma convince solo per l'impegno il Lecce. Ieri al Via del Mare ha battuto il Benevento, squadra rinunciataria nel primo tempo ma sicura e ordinata. Il Lecce ha attaccato sin dall'inizio, ma la sua manovra è apparsa improvvisata. Già al quinto minuto Gustavo ha provato a impensierire il portiere avversario. Al quarto d'ora ha cercato il gol dalla distanza, pure Bogliasino. Il Benevento ha controllato l'avversario e si è reso pericoloso al ventesimo con D'Agostino, che ha sfruttato un pasticcio dei difensori salentini. Dopo un attacco velleitario del leccese Salvi, i sanniti hanno creato un pericolo alla porta di Scuffia, provvidenziale nell'uscita su Eusepi. Nel finale un'altra occasione per il Lecce, ma si è avvertita l'assenza del bomber Moscardelli, squalificato per 5 turni. Nel secondo tempo i salentini sono stati più propositivi. Lopez ha impegnato Pane da fuori area, subito dopo un'occasione per Dumbia servito da un colpo di tacco. Pochi minuti dopo Abruzzese è stato disturbato mentre cercava l'incornata vincente, e al 54esimo il tiro di Bogliasino. Finalmente al 75esimo gli sforzi dei salentini sono stati premiati. Cross su punizione di Herrera, colpo di testa di Papini e palla in fondo al sacco. Un gol liberatorio per il Lecce, arrabbiato per i torti arbitrali subiti a Catanzaro e mai intimorito da una squadra solida come il Benevento. Papini ha festeggiato infilandosi una maschera recante le fattezze di Moscardelli. In tribuna, insieme agli altri squalificati, Di Chiara, Mannini e Lepore. Sugli spalti gli spettatori hanno mostrato, mentre i giocatori entravano in campo, cartelli recanti il monito «Rispetto», allusione anche a parole di troppo che avrebbe rivolto l'arbitro Lanza ai salentini nella partita di Catanzaro. I leccesi hanno corso un serio pericolo al 90esimo quando Scuffia non è uscito puntuale su un cross verso Marotta. Nel finale è espulso il portiere beneventano Pane, che ha colpito Embalo mentre questi era a terra. Un pugno e un calcio. Il guardalinea se ne è accorto e ha avvertito l'arbitro, il signor dei giudici di Latina. È finita 1-0, il Lecce ha giocato un calcio talvolta approssimativo, ma non molla la corsa verso la zona playoff.